Ma al primo tempo loro, se non si schiacciavano molto, avevano una sorta di 5-4-1 secco, quindi noi l'abbiamo anche preparata nel cercare di essere un po' più veloci nel girare la palla. Abbiamo trovato poco Palmiero per fare superiorità numerica in mezzo al campo, l'abbiamo trovato poco, e anche se in qualche giocata siamo stati bravi, però eravamo un pochettino un po' frenati. Non riuscivamo a trovare le geometrie giuste. Poi è arrivato un gol, secondo me, evitabilissimo, che comunque è un rinvio dal portiere. Bisogna stare molto più attenti. Poi, a squadra, i ragazzi sono stati molto, molto bravi. Ho chiesto di rimanere in partita, la partita è ancora lunga, 45 più recupero, e l'hanno fatto molto bene. Questa è una squadra che. Io queste giocate le vedo tutti i giorni in allenamento e quindi ho sempre chiesto a loro di giocare così. E secondo tempo sono venuti fuori e hanno ribaltato la partita e si poteva fare anche il terzo gol. Quindi complimenti ai ragazzi, primo tempo vinto, adesso poi bisogna riposare e ricaricarci per il secondo tempo. Beh, è chiaro che avevo in mente di fare dei cambi, però voglio dire, queste sono partite che sono molto equilibrate, quindi eravamo sotto 1-0, però ero consapevole e fiducioso che la squadra avrebbe avuto una reazione che ha avuto. Quindi ho allertato Clemenza, ho allertato Bocic, se non avessimo ribaltato. Entravano per magari cambiando qualcosa. E invece la squadra è partita molto bene, ho trovato il pareggio, poi ho trovato il raddoppio e anche altre azioni. Quindi poi è normale che un pochettino sul finale, gli ultimi 5, 6, 10 minuti, che è un recupero immenso, finito, abbiamo difeso bene, c'è stata un po' di stanchezza, però siamo stati bravi anche a entrare tutti quanti a dare il massimo. Mister, non so se è d'accordo con me, proprio per completare la domanda che le avevo fatto all'inizio. Nel secondo tempo, la chiave, il ritmo, o no? Eh sì, tambureggianti, è venuto fuori, abbiamo lavorato per quanto si poteva lavorare, attenzione, sull'intensità, sulla rapidità di esecuzione, se la squadra è molto tecnica, se gioca in velocità diventa scorbutica, diventa difficile da marcare, e l'hanno fatto bene i tre davanti, anche in mezzo al campo, tutti hanno ribaltato le azioni con precisione, Mushai, Castanos, anche Palmiero è cresciuto finché poi ho deciso di sostituirlo per dare un po' più di equilibrio in mezzo, anche Mushai comunque sul finale era stanco, ha corso molto e mi serviva un giocatore di equilibrio là davanti. E quindi direi complimenti ai ragazzi perché hanno saputo interpretare bene. Non era facile, no? Sotto 1-0 in casa con questa condizione psicologica, invece sono stati molto bravi a rimanere in partita. Ecco, mister, buonasera. No, me l'aspettavo, loro hanno provato, lo aveva già fatto in altre partite 3-4, 3-4-3, insomma. Quindi aveva la possibilità di fare due moduli, noi li abbiamo preparati tutti e due, quindi abbiamo fatto bene, non è che abbiamo subito tanto, ripeto, il gol è venuto da un calcio al rinvio del portiere, bisogna stare molto più attenti. Però, ripeto, quello che mi è piaciuto è che la squadra ha ribaltato la gara. Quando ribalti la gara vuol dire che sei dentro, sei concentrato, sei consapevole dei mezzi e questo è un grandissimo input di positività e di autostima. Ecco, Senta, mister, ma che partita Campagnaro, sembra un ragazzino. Non che avessimo Campagnaro. bisogno di questa gara, insomma, per dire, perché lo Vabbè, ha sempre. voi lo conoscete sicuramente, l'avete apprezzato molto più di me. Io ci ho anche giocato contro, perché insomma lui è più giovane, ma più o meno ci siamo incrociati sui campi, sugli stadi. Ma Ugo è straordinario, ha dato la sua esperienza, stava facendo gol. Quindi veramente complimenti alla sua grande professionalità e alla sua serietà.
Eccomi, mister, sarà fondamentale, visto che comunque era, si dovrà giocare nell'arco dei 180 minuti, sarà fondamentale ripensare alla gara di Chievo, cioè non stare lì ad aspettare il pareggio, che è un risultato comunque utile, ma bisognerà non commettere quell'errore e provare comunque a vincerla, nonostante comunque l'avversario è di qualità. Ah no, assolutamente. Adesso dobbiamo recuperare le energie e andare a Perugia a giocare. Giocare come secondo tempo. Quindi la partenza della partita è secondo tempo, perché questa squadra, che poi voglio dire, a Chievo, adesso non voglio far polemico a ritornare a Chievo, non è che abbiamo giocato, non abbiamo giocato, abbiamo sbagliato delle rifiniture, abbiamo fatto delle belle entrate da dietro, potevamo andare avanti anche. Poi è chiaro che era una partita un po' particolare, però voglio dire, questa è una squadra che sa giocare a calcio, l'ha dimostrato oggi, l'ha dimostrato anche in altre partite. Oggi ho visto anche ritmo oltre che geometrie, perché oggi ho visto una bella gamba che girava, ho visto degli uno contro uno, Galano, Pucciarelli saltare l'uomo in velocità, quindi questi sterzini che spingevano, mezze ali che comunque avevano cambio di passo. Questo è per me essere tamburiggianti, quindi non solo il palleggio fine a se stesso, ma delle verticalità e delle accelerazioni importanti. Anche c'era un rigore clamoroso. Che cosa? Scusi? Campagnaro, come ha detto? Ma finale di partita io sinceramente non ho capito che cosa è successo, visto questa palla entrare, ma chiaramente non stavo urlando, stavo richiamando i miei giocatori. Ma io vorrei anche dire una cosa, che c'è un rigore sacrosanto e netto. Io, cioè, voglio dire, non voglio fare un polemica con gli arbitri, però dico, c'è un mezzo come Diomber già ammonito, c'è un rigore che io ho rivisto, perché non ho parlato con il direttore di gara, come avete visto, non ho parlato, non ho fatto. Mi fido assolutamente dei, cioè mi fido, sono stimogliabili il direttore di gara, però dico, c'è un mezzo come il VAR, cioè non riesco a capire come non si possa dare un rigore del genere, che un rigore da solo, scomposto, con il braccio aperto, tra l'altro già ammonito. Anche perché dopo Poi, quelli che abbiamo visto in Champions, mister, insomma. appunto, dico se danno quei rigori a quel livello, no? A quel livello che è il massimo livello del calcio, è il massimo livello del calcio a livello di club, giusto? E quindi anche i direttori di gara. Adesso non è una critica, attenzione, però è una constatazione oggettiva, cioè quello è il rigore sacrosanto. In più c'è anche il rigore su Falcinelli che non viene ammonito, che la para con la mano quando c'è dato il rigore. Quindi voglio dire, sembra strana sta cosa, molto strano, un rigore veramente netto, veramente netto. Poi ripeto, il finale di gara è normale, che stiamo giocando la vita calcistica, ripeto, io non ho visto niente, l'ho girato, non ho capito sta palla di entrata, non so da dove è arrivata, poi l'arbitro ha buttato fuori gessa, ma sinceramente non so che dirvi. Quella poteva essere un'ingenuità, insomma, anzi è stata un'ingenuità, c'è cioè una palla che viene lanciata dalla panchina, mister. Detto tra Ripeto, noi. non so se è stato lanciato, arrivato, non lo so, ma Gessa è una persona seria, non è che si No, mette a no, lanciare. io No. non so se sia stato Gessa, è Non lo so, stato. guarda, non lo so perché l'ho girato, poi non ho voluto sapere, l'ho concentrato a quello che devo fare sul finale, c'erano dei giocatori che non sono entrati, che non stavano facendo, quindi non ho visto niente, credetemi. Bypassato. È la ricetta. La ricetta è sicuramente resettare, perché non è ancora finita. Oggi avevo chiesto ai ragazzi di vincere, di uscire vincitori, e sono usciti vincitori. Lo stesso atteggiamento lo dobbiamo avere a Perugia, perché dobbiamo fare una partita di grande, grandissima personalità, di grande personalità. Dobbiamo giocare la palla, metterla in difficoltà, pressare, e quindi una partita come secondo tempo. Non ci dobbiamo abbassare, dobbiamo andare anche ad aggredirli. Quindi non, questa è un po' la partita da fare. Adesso recuperiamo energie e poi insomma spero di recuperare qualche giocatore. Oggi per esempio Bettella in estremi si è fatto trovare pronto.
tutti quanti, Crecco, Borrelli, Bocic, Busellato, tutti gli altri che scalpitano, speriamo di recuperare anche Drudi, perché servono le forze di tutti, anche 10 minuti, anche 5 minuti, anche un minuto, oggi diventa fondamentale. A proposito, che prova convincente Masciangelo, che con lei oggi ha fatto la prima partita da titolare, se non vado errato. Sì, complimenti a lui, ha fatto molto bene, io lo conosco anche perché quando io allenavo il Livorno, lui era il mio stesso girone, tra l'altro mi ha fatto anche gol, però poi ha perso la partita. però ha perso la battuta, ha fatto bene, ha dato molta spinta, lui e Zappa hanno dato molta spinta sulle fasce e hanno anche difeso bene, quindi sono molto contento, un ragazzo serio che si è fatto trovare pronto. Queste sono le risposte che i giocatori devono dare a un allenatore.